Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Continuano i contatti per quanto riguarda ovviamente la Juventus, per quanto riguarda un giocatore della nostra rosa. Premessa, c'è un po' una telenovela su questo giocatore, nel senso che negli ultimi tempi si è un po' diffusa l'idea secondo la quale questo ragazzo potrebbe restare o non restare, ma questo è vincolato anche all'intenzione del presidente della squadra che ne detiene il cartellino, perché questo ragazzo in realtà non è nostro, ma lo sta diventando, perché credetemi, siamo a un passo dalla firma per quanto riguarda Milik. Milik, ragazzi, è questo ragazzo, sapete bene, lo conoscete tutti, abbiamo preso quest'anno prestito oneroso, riscatto a pochi soldi. Il problema è che si è instaurata un po' la telenovela con il Marsiglia. Cerco di spiegarvi un po' di cose perché ci sono veramente tante cose da dire su Milik. E devo dire che la maggior parte di voi mi ha chiesto informazioni sul riscatto perché credo che la maggior parte di voi voglia il riscatto. Cioè, si siete legati in un certo senso a Milik perché comunque Milik si è fatto vedere secondo me in una veste buona la Juve. È un ragazzo secondo me dotato di qualità. Bisogna comunque cercare di capire se questo ragazzo effettivamente possa rimanere oppure no, perché ci sono dei problemi, ok? E nonostante la firma possa essere questione proprio semplice, diciamo che tra Juve e Marsiglia si sta instaurando un po' una sorta di duello, di scontro, se vuoi. Perché tutto questo? Cerco di spiegarvelo un pochino. Tempamente, ragazzi, prima di iniziare, come al solito, vi invito a... Ragazzi, sempre importante questa cosa, le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la so... Pallina da Olifini, iscrivetevi al canale, campanellina, iscrivetevi al canale, mettete like al video, campanellina. Cose semplicissime che vi servono per rimanere aggiornati. Ovviamente è gratis, non vi costa assolutamente nulla e aiutate ovviamente la piattaforma a indirizzare i contenuti. Quindi da questo punto di vista, se voi attivate la campanellina delle notifiche, aiutate anche me a fare video. Quindi aiutate a produrne sempre di più, in modo tale che io possa farvi arrivare tutte le news, sempre se volete. E poi ovviamente trovate anche i miei social. Allora, facciamo un po', quindi seguitemi sui social, facciamo un po' il punto della situazione. Noi abbiamo preso Milik quest'estate in prestito oneroso perché ci sono state altre situazioni diverse alla Juve. Nel senso, la Juve quest'estate, quando ha visto che Pogba si era fatto male, che Di Maria si era fatto male, che aveva una condizione fisica un po' così, che ha visto tante cose, abbiamo detto forse è il caso di giocare non solo con il 4-3-3, che è un modulo che poi tu non hai mai più attuato con continuità, ma probabilmente dobbiamo prepararci anche a giocare con un modulo con una seconda punta. Quindi il primo nome ufficiale non era Milik, non era alla ricerca di una seconda punta pura, cioè di un giocatore che avesse tecnica, che avesse rapidità, velocità. Non l'abbiamo trovata e praticamente abbiamo ripiegato su Milik, che comunque aveva una situazione un po' conveniente perché Milik ci hanno fatto pagare due spicci per il prestito, comunque riscattarlo costa poco, quindi l'abbiamo preso e l'abbiamo portato qua. Quando noi l'abbiamo preso e l'abbiamo portato qua, noi non è che avevamo tante aspettative, non è che noi avessimo delle cose, sai, ci aspettavamo che Milik facesse chissà cosa, eppure il suo contributo lo ha comunque, cioè lui comunque è riuscito ad incidere nelle gare in cui ha inciso. Quindi è un ragazzo che la Juventus attualmente sta, diciamo, pensando di riscattare perché alla fine ha fatto vedere delle ottime cose. Il problema è il Marsiglia, perché il Marsiglia ha dovuto acconsentire la cessione di Milik non perché loro volessero liberarsi di Milik, ma perché Milik voleva venire qua. Cioè, quando Milik è stato chiamato e gli è stato detto: vedi che c'è la Juve che ti vuole e vedi che probabilmente potresti andare a Torino, potresti andare lì, potresti andare in bianco alla Juventus, lui non è che ha detto: lui ha detto sì, vado subito, perché lui ha sempre voluto giocare qui, l'ha sempre detto, io ho sempre voluto giocare nella Juventus. Quindi lui è arrivato qua non perché il Marsiglia a un certo punto ha detto vattene perché non ti vogliamo più, ma è arrivato qua perché effettivamente lui voleva tornare qui, voleva venire qui e voleva giocare qua. Ora, le dichiarazioni del presidente del Marsiglia sono delle dichiarazioni che nelle ultime ore hanno fatto un po' hanno rimbalzato, eccetera, eccetera, sempre di costante dubbio, dicendo non sappiamo se Milik giocherà alla Juve il prossimo anno o se giocherà qui, eccetera, eccetera. Io penso una cosa: da quello che so,
vi dico poi le cose. Io so che tra Juve e Marsiglia ci siano un po' di scontri in corso, perché il Marsiglia sta cercando di convincere Milik a tornare a Marsiglia. La Juve si è arrabbiata con Marsiglia perché la Juve ha detto: noi abbiamo fatto un accordo, tu avevi detto che se io pagavo una cifra stabilita, io potevo riscattare il giocatore. Quindi, perché tu in questo momento stai facendo queste, diciamo, stai attuando, ti stai comportando in questo modo? Perché il Marsiglia non credeva che la Juve avrebbe riscattato Milik. Cioè, il Marsiglia credeva che la Juve prendesse Milik, lo usasse per una stagione e poi dicesse: vabbè, ciao, arrivederci, tre, prenditelo e prenditelo di nuovo. Invece noi abbiamo, diciamo, avuto un comportamento tale da capire che comunque questo ragazzo possa rimanere qui, che può rimanere qui, che può fare la differenza qui, perché essenzialmente Milik non potrà mai essere il titolare della Juve. Cioè, il titolare di una big europea, Milik, non lo potrà mai fare, ma non perché lui non è abbastanza bravo, ma perché si gioca in un altro modo. Milik non è un finalizzatore. Milik è una punta che fa fatica a segnare tanto, quindi deve aiutare la squadra in un altro modo. Però in una squadra come la Juve, che ha bisogno di una punta alternativa a Vlahovic, Milik va di lusso. È vero che tu c'è pure Kane, che c'è pure Kane, però comunque Milik, se tu lo riscatti a due spicci, voglio dire, è normale che con pochissimi soldi lo riscatti. Ti dico, oggettivamente il riscatto, se l'è meritato, lo possiamo riscattare. Poi che Milik possa rimanere qua, essere ceduto, essere inserito, lascia perdere. Intanto tu lo riscatti e capisci un attimino il discorso qual è, cioè cerchi di capire se lui vuole rimanere, come può rimanere, eccetera, eccetera. Invece il Marsiglia credeva che noi, dice: no, ma tanto capirai, glielo diamo perché lui si sta impuntando, ma tanto non lo riscattano, quindi cioè, tanto non lo riscattano, tanto non lo riscattano. No, no, no. Invece la stiamo riscattando. Siamo ad un passo dall'ottenere la firma di Milik. Il problema è che c'è stato un po' di scontro fra Juve e Marsiglia da questo punto di vista. Altra cosa, la maggior parte di voi mi chiede che fine faranno gli attaccanti. Cioè, tanta gente mi ha detto: Matt, tu parli sempre di Vlahovic, di Milik e di Kane. Cioè, abbiamo tre prime punte per un posto. Perché essenzialmente, se tu vuoi passare di nuovo al 4-3-3, probabilmente avrai bisogno di una sola prima punta. Quindi hai tre prime punte per un posto solo. Quindi è logico che una delle tre probabilmente lo dovrai cedere. Ora, io mi auguro che la Juve non abbia in mente di cedere Vlahovic per questioni di bilancio, perché quello vorrebbe dire proprio essere provinciali. Quindi io quell'idea lì la metto a parte. Tra Kane e Milik, una parte di me dice: dobbiamo far rimanere Kane, perché Kane c'ha 20, 24, no, quanti anni c'ha Kane? Giovanissimo. Cioè, è molto giovane, può migliorare, comunque ha già una buona esperienza, col tempo può migliorare. Quindi io ti dico, fra Kane e Milik probabilmente mi tengo Kane, perché è più giovane e quindi, essendo più giovane, essendo cresciuto qui, avendo già una buona esperienza, sa come deve andare ad approcciare. Milik c'ha 28 anni, non ce n'ha 99, cioè c'ha 28 anni, nel senso è giovane, non è che c'ha 2000 anni, però comunque è un attaccante di tipo diverso. Quindi dovrebbe essere che io lo riscatti e che lo vada a cedere nella stessa sessione di mercato. Oppure te li potresti tenere tutte e due. Però da com'è la mia impressione, da quella impressione che io ho, è che attualmente Milik e Kane è come se si stessero, se vogliamo, scontrando per avere un posto l'anno prossimo. Cioè, con Vlahovic, che sembrerebbe essere al sicuro, tu devi scegliere qual è l'alternativa. E quindi c'è questa gara fra Milik e Kenne, e chi riuscirà a convincere di più lo staff tecnico rimarrà. Ora, è inutile che io ti parlo di età, di tecnica, perché è chiaro che quello va a favore di Kenne. Però se Kenne fa una stagione pessima, facciamo a caso che Kenne faccia una stagione pessima. Va bene, facciamo questo caso qui. Ken sbaglia la stagione, quindi comincia a giocare male, ti rendi conto che non funziona, non riesce a fare bene. Se tu vedi che Ken gioca male tutta la stagione e che Milik invece ti continua a segnare, ti continua a fare le fere, come puoi a fine stagione dire: cedo Milik e mi tengo Ken? Anche perché tu Milik, se lo cedi, lo puoi cedere a poco. Perché non è che tu per Milik lo riscatti, non è che puoi cederlo a poco. Se tu cedi Ken,
Comunque, tu puoi chiedere una cifra alta, quindi la cessione di Ken ipoteticamente, la cessione di Ken ti potrebbe far guadagnare un sacco di soldi che tu potresti, diciamo, guadagnare andando ad evitare, andando se vogliamo al sistema al bilancio e finanziandoti. Quindi, a differenza di Milik che ti farebbe guadagnare poco, con Ken tu guadagneresti un po' di più, quindi devi scegliere tu, ma dipende da quello che fate vedere, ragazzi. Perché, ripeto, chi fa la migliore stagione resta. Chi non fa, chi invece cala, quindi chi, cioè, chi fa, chi invece no, chi invece c'ha. No, 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 facciamo un discorso generale. Diciamo che chi gioca peggio va via. Ecco, in maniera molto semplice, senza di troppi tecnicismi. Poi non è il numero di gol che ti fa decidere, non è il numero di. Non è quello, è come vi ponete in campo. È l'atteggiamento che voi avete, è quello che voi dite, è il contesto in cui voi vi trovate che fa, diciamo, da questo punto di vista, avere un discorso e vi fa, diciamo, no, diciamo che vi fa, vi eleva, se vogliamo, vi rende un pochino protagonisti. È normale che a livello anagrafico tu vai a tendere verso Ken, dice aspetta, mi tengo Ken perché è più giovane, eccetera, eccetera. Però se poi Ken durante la stagione sta a guardare, voglio dire, e non riesce a rendere, è normale che io ti dico, mi tengo Milik, incasso da Ken per andarmi a prendere qualche altro giocatore importante e mi tengo comunque Milik come alternativa, che c'ha 28 anni e in quel ruolo lì può fare minimo 6-7 stagioni di livello, cioè ci sono centravanti che fanno il ruolo di Mini che hanno 38 anni e ancora giocano ad alti livelli, quindi dipende tutto da quello che tu vuoi fare. Dipende tu, cioè dipende da come giocano. Dipende da. No, 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 non dipende solo dal gol, dipende da come giocano. Fatemi sapere.